Sean, se mi apertate qui su Mandragaming, il canale più Sally del tubo, ragazzi, perché in quel buchettino lì, a quanto pare, Sally è scappata proprio da lì. Quindi noi siamo sulla strada giusta. Cohen ci ha detto la verità. Presumibilmente ci ha detto la verità, perché io non credo a niente, non credo a Sally, nessuno. come out of there. Ecco, appunto. I can't see her. Sally, sono tornato a This is a schematic for the venting system. It shows there are more vents like this one in electronics, the bistro, returns, the book department, and the appliance show floor. So? If she's in there, there are only six vents she can come out of. Now there are five. Bene. All these vents are connected to the central heating unit. If we close them off and turn the heat up, she'll be forced out through the central Ma povera exhaust. bambina. It's the only exit. You want to burn her alive? No, we just make it hot enough to flush her out. You can't do that. Look, either we find her or one of those splicers will. All right. Where are the other vents? Up ahead. Ok, mamma mia, che storia, raga, che dobbiamo fa? Povera bambina, dobbiamo farla uscire per forza dai condotti, riscaldandole un po' le chiappe, mandandole un po' a fuoco. Ok, questo ha fatto veramente una brutta fine, raga. Ah, però c'è una foto in mano di non so chi. 7 dollari è meglio di 0. Ricombinante, sento del ricombinante. Con calma, con calma. Ok, fucile, perfetto. Fucile mi piace, ragazzi. Questa è una scena macabra di una moglie che tiene forzatamente il proprio marito fottutamente dentro la cucina a mangiare i cereali Minchios. Cereali Minchios! Mi fanno cagare i cereali Minchios! Perché moglie mi ha dato i cereali Minchios? Mi hanno fatto cagare! Povera moglie, povero marito! Povera, che cazzo hai fatto? Che cazzo hai fatto, donna? Donna manichino, cosa hai fatto a tuo marito? Cosa hai fatto? E tu, anche tu, oddio! No, scusa, vabbè. Tu sei vero. Comunque, fa niente. Allora. Oh, mamma mia, mi mettono ansia queste cose qua. Guarda, questo sembra la prima capoccia del primo zombie di Resident Evil. Cioè, manca solo che si gira e ti fa. Bene, questa digressione. Bene, il mandra sta sbroccando, guys. Ho visto un qualcosa di cliccabile. Che era qua? Possibile che ho visto un qualcosa di cliccabile? No, niente. Sì, appena decidi cosa. Eccolo, eccolo. Ecco, stai calmo, mandra, non prendere a destra tutto ciò che vedi. Bene. Bene, possiamo proseguire. Di qua, tesoro, prego. Vabbè, oh, e ci stanno delle de serrature qua, che devo fare? La prossima volta le porto da Lupin, alla Banca Nazionale. Allora, aspetta, aspetta. Ok, lo so che non sono amichevoli. Allora, attenzione, aspetta. Faccio così. E adesso tiro una stecca clamorosa. Boom! Niente, ammazzo, non ci sono manco arrivato. Così? Oh! Dai, fatevi sotto, dai! Fatevi sotto, esplodete! Come on! Aia, tua sorella! Mi sto suicidando da solo, praticamente. Allora, trappola elettrica, oppure possessione. Possessione! Fosse tua sorella! Vai, vai! Fai qualcosa di utile una volta tanto, per cortesia, dai! Dai, a chi stai sparando? Ok, fino a... ne ha segato uno, amici. Oh mio posseduto, ha segato qualcuno. Ha segato. Ok, perfetto. Bravo, bravo. Grazie. 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 Ok, stai per tornare normale, vero? Ma falla finita. Ma falla finita. Ok. Ok, l'hai chiuso? Bravo. Chissà poi perché. Voi dovete sapere che in Bioshock Infinite un posseduto, una volta che finiva, insomma, l'effetto del plasmide su di lui, si suicidava. E adesso questo non avviene più. Quindi sei costretto ad ucciderlo, lei, per forza. Allora. Non ho cari. Ok. Oh, finalmente. Shotgun! Shotgun è la mia arma preferita. Quindi chissà perché hanno deciso di fare questa modifica, forse hanno ricevuto qualche critica? Non si sa.
Ho appena trovato un diario con il codice 3958. Leggi la trascrizione del menu, eccetera, eccetera. Perché non la leggiamo? La leggiamo subito qua. Il forno del futuro, eh? Ieri sera mio figlio ha messo le mani sul telefono, no, sul teleforno e ha iniziato a usarlo per tutto. Mele, dolcetti, cucchiai. Si è divertito un mondo, finché non è arrivato il pechinese di mia moglie. Ora, chissà perché, ce l'ha con me. Così ho messo via quel dannato arnese, giusto per non dimenticarmi il codice. È 3958. Beh, 3958 per il forno non so cosa. Sicuramente il mandra se lo ricorderà. Non c'era mica bisogno di tornare là. No, figurati. 3958. 3958. Ok, okay. Povera donna, addio donna, addio cavallino. Addio orsacchiotto. Allora, abbiamo visitato tutto? Andiamo un po' di qua. Ai, oh merda. Scommetto che dobbiamo passare. Trova il teleforno. Ok, vediamo un po' se ghiacciando la situazione cambia. Ok, mamma, ma che cazzo era, lo so, un genio. Sono un prendi cavallo pazzo. Cos'è cavallo pazzo? Ok, vai cavallo pazzo. Ah, sì, quello che li fa volare. Ok, oh! Stai zitto. Boom! Mamma mia, il fucilo, come fai a non amare lo shotgun, eh? È mandrosamente figo. Vai, chiudi il condotto. Lo so, tesoro, mi dispiace, ma... Elizabeth ci ha consigliato questo. E noi lo facciamo. Ok. Boom, 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 boom. Ma che cazzo sta a cantare? Che cos'è qua, distributore automatico? Urli troppo, distributore. Ok, no, ci abbiamo tutto, eh. È morto! Oh, that's just terrific, all the two of you. Oh, and a doctor, no less. Now you be sure to bring me some pictures of you in the gown, now you hear? Cup of Joe, sweetie? Oh, would you like to hear today's specials, or are you already decided? We got a real fine key lime pie. We serve nice and cold. Vedrai che qualcuno... Nice and cold. Sì, sì. Well, there's the peach cobbler, which is a personal favorite, or the Neapolitan ice cream. Mi dispiace, metto lavoro qui, è finito! Mazza, che stecca clamorosa. Comunque, vabbè. Lo so, ragazzi, mi dispiace, ma non potrete avere i vostri pasti questo oggi, perché tanto siete nell'aldilà, non conta più nulla. Prendiamoci tutti i soldi. Ok. C'è qualcun altro? Ho sentito qualcun altro. Mamma mia, la mia mano è bruttissima. Trova il teleforno, capito, capito? Sì. Sì. Troviamo sto fottuto teleforno. Oh my god. Ok, non c'è un gatto. Sento qualcuno pure qua dietro. Chi è? Ok, ok. Ok, calmo, calmo, mandra. Non ti... Mamma mia, brutte scene, ragazzi. Brutte scene di morte, distruzione. Ho capito che i ganci da carico non ci sta. Ma l'ho sentito? Ma falla finita, vecchia cazzara. Oh! Mamma mia, due stecche, due morti. Tre stecche. Oddio, scusa Elizabeth, tanto botte sbragavo Elizabeth. Perfetto. Beh, basta poco, hai visto? È un attimo. Il fucile è proprio utile, ragazzi. È proprio utile, utilerrimo. Ok, vai con l'automo armato. Lo potevi usare anche prima. Vabbè. Niente. Mandra non ci sta con la testa. Chiudiamo quest'altro condotto, guys. Bene. Rimangono tre kit medici. No, non ci servono i kit medici, siamo pieni. Ogni tanto ci abbiamo tutta l'energia, ragazzi, è incredibile. Esami la frigo, che era 3958. Questo è il forno, la pentola. It's a radar range. Never could figure out if the thing's designed to cook a turkey or a splicer. Damn door's got a key code lock. No way to get in without knowing. Ce l'ho io la combinazione. Open it. Done. Allora, 3 era 3958. 3 3 no, mandala, vai di qua. 3 9 5. Oh, mamma mia, c'ho una memoria a mammo di minchione d'acciaio. Sì, giusta. Ok. Teleforno, amici. Prendi anche tu il teleforno a soli 2 euro. Che cazzo è? Oh! Minchia! L'ho fatto praticamente implodere e gli altri sono morti per lo sbalzo implodoso.
Ma questa è un'arma fottutamente figa! Sì! Sì! È un'arma figherrima! Chi è? Chi è? Ma bello, c'ho l'arma definitiva! C'ho l'arma definitiva, non mi puoi fare niente! Oh, boom! Dai, esplodi! Perché non sei esploso? Boom! Fermo, stai zitto! Oh, esplodi! Boom! Bellissimo! 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 Però così facendo non... non posso, come dire, esaminare i cadaveri. Chiudi il condotto dell'ufficio Resi. Ok, mi metto qua. Ok. E faccio... Allora, ammazzo prima questa che mi sembra bella per il... Non è vero, questo mi sembra pericoloso. Boom! 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 Ok, ok, perfetto, perfetto. Mamma mia. Sono stato proprio figo. Mi devo complimentare con te, Mandra. Sei stato proprio figo. Oh, cazzo. Non fare la pippa, Mandra. Boom! Ok, scudo, scudo, ricaricati, scudo, scudo. Scudo, ricaricati. Quanto sei lento a ricaricarti, scudo. Ricaricami. Chi è? Che cazzo era rimasta ancora? Ma fa la feneta. Ok. Comincio ad avere abbastanza munizioni. Ok. Dobbiamo andare di qua. Di qua. Di qua. Questo è un distributore. Qua 112 soldi. Catena elettrica. No. No, per ora non voglio aumentarli questa cosa. Piccolo bambino dentro la cuccia. Cacci tuoi. Bene, non mi fate vedere più queste schifezze finte. Slender femmina, Slender femmina, Slender femmina. Ok. Per accedere a tutte le armi di camera. Sì, ho capito, lo so, grazie. Vai. Apri la camera. Vai. Elisabetta, ci aiuterà. No, mai sorriso. Una volta che mi hai sorriso, grazie, grazie. Eccola che mi ha sorriso, bella. Beh, ok. Non tormentarti con i tuoi pensieri, cara Elisabeth. Stai tranquilla, andrà tutto per il meglio, forse. Allora, sì. Gancio da gancio. Ok, sono nascosti pure loro. Quindi io mo faccio, apri gancio, ok. Perfetto. Ok. Oh, fammi arrampicare. Oh, cazzo. Oh, boom. Acci tua. Ma va a cagare. Ok. Perfetto. Ok, ok. Perfetto. Chi è? Sento qualcuno. Sento qualcuno che non dovrebbe esistere. Esca, esca, esca. Oh, il diario. C'è un diario del Liv. Chiudiamo quest'altro condotto e poi leggiamo il diario. Ok, ce ne rimangono due forse? O uno solo? Ok, noi intanto ci leggiamo il diary. Osservazione numero 17 sui fenomeni misteriosi. I fenomeni si presentano come strani bagliori attraverso i quali si osserva, che cosa? Uomini con cappelli strani, donne con abiti voluminosi, edifici volanti. Fenomeni sono una finestra aperta su altri spazi, altri tempi. Che cosa aveva detto Einstein? L'unica ragione d'essere del tempo è impedire che tutto accada insieme. Ci sei andato quasi vicino, mio caro. Chissà, chissà. Vediamo un po', apri un po'. Elizabeth. Ce l'ho? Ce l'ho, tre Grimaldellonzio. Grazie. Grazie, tesoro. Aprila come sai fare tu. 2 secondi. 1, 2. Perfetto. Perfetto. Sì, Elisabeth, potresti anche toglierti. Ok, più salute meno IV. Non ci serve. Più salute meno IV non ci serve. Lingotti d'oro, sì. Soldi e soldi. Poi, che ci abbiamo qua? Sigarette non ci servono. Esamina la scrivania. Ok. Come faccio? Allora... Ok, l'esca sta qui, ma non se la fila nessuno. What if there's still a service door or a fire exit? We'll seal it up. Lock him away forever. Di chi parlate? Poco importa. Bom! Ma come ho fatto a mancarli? Amami.
Fottutamente amami. Vai. Vai. Vai, dietro di te. Vai. Mortacci tuoi. Ma va alla finita. Ma fa alla finita. È inutile, no. Something worse than infatti. You'll know it when you see it. Bene, perfetto. Con questi presupposti siamo tutti felici. E io direi di cambiare il plasmide, perché veramente... ecco, quello elettrico, va. Ok, no, no, aspetta, questa è una... Come ho fatto a non accorgermi? Ok, va, scondiamola. Perfetto. Ok, almeno siamo tranquilli. Ah, stupido The Wit! Ma che cazzo ti bruci da solo? E lei giustamente ti guarda male perché dici sei un po' orofesso. Io però prima di andare di là volevo vedere se c'era qualcos'altro qui in giro. Allora qui da dove siamo entrati, lì dove abbiamo ucciso i due tipi, lì dove abbiamo chiuso il conduttones. Qua che c'è? Niente. Ok, possiamo andare. Lui è dentro. Ok, sta qui dentro. Qualsiasi cosa sia, apriamolo. Ok. Ready. Ok. Cosa diavolo è? Lista nozze, perfetto. Tutti in manichino. Bene, immagino che ci sia un altro pazzo. Un'altra pazza. Bene, benissimo. Tutto ciò è stupendo. Sì. Sì, sì, ma tu chiacchiera pure. Ok, chiamo il diario de sta matta, vedo un po' che dice. Perché Franklin non se ne sta in un angolo a leggere, come facevo io da bambina? È distratto, non pensa alle conseguenze di un possibile incidente? Il dottor Wertham mi ha prescritto un plasmide, il piccolo aiutante delle mamme. Per restare vigile, ho le mie paure, ma se abbasso la guardia un attimo, quel bambino finirebbe per uccidersi. Ecco, infatti tu hai fatto una brutta fine per questi fottuti plasmidi. Cappello, i proiettili hanno il 50% di probabilità di causare danni da fuoco, elettricità o ghiaccio. Mostriamo il confronto con le armi infliggono più danni quando il giocatore usa il mirino e dopo ogni incisione bla 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 bla. Io direi di tenerci questo che ci abbiamo adesso. Quindi, anzi no, lo acchiappiamo. Prendiamolo. Ok, ragazzuoli, la puntata avanza, finisce qui oggi. Chi è? M'ha scoperto? Come hai fatto a scoprirmi? Poco importa ragazzi, lo scopriremo nel prossimo video. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un commentino, una piccola condivisione, un bel mi piace onso. Io vi auguro una buona giornata e vi rimando al prossimo video. Ciao!